Che d'un tratto non solo non può più consumare il matrimonio, le dice con gioia questa cosa che è successa e che li divide, senza un po' di delicatezza, tutto contento come uno che ha fatto carriera, entusiasta, dice sai che mi è successo? E vorrebbe che lui la servisse in piedi, ci hanno cagato in testa. No. Porta fortuna. Questo è lo no, prima ci hanno mandato il treno, no? Mentre lei ha fatto quella bellissima lettura. E tra l'altro che grande lettrice sei. Ha beccato proprio un punto, adesso che siamo abituati a maleducazione maschile, e al fatto che loro sono contenti che portiamo lo stipendio a casa, però non gli va giù sotto sotto, non gli va giù questa cosa che sono caduti dal banchetto. Io lo capisco, però è ora che si ripigliano, ragazzi, cioè ormai è così. Bisogna... Mi sono distratta, scusa. No, stavi parlando di Maria. Ecco, io trovo che... Ah no, che okay, peccato che il pezzo, appunto, mi dava l'occasione maschile quando, per rispettare la castità, lui, se per errore beve nella sua ciotola, le chiede scusa. Hai proprio preso proprio la chiave di quella che è la delicatezza estrema di questo loro vivere insieme. E quindi, insomma, Maria è perduta in questo sogno di grandezza. Non è che ha pensieri mistici, ha pensieri di grandezza, perché comunque anche l'angelo l'ha fatto balenare pensieri, certo, di grandezza. Gli ha detto sarai la regina delle donne. E quindi è molto superba, è molto... Finché d'un tratto le viene un pensiero. Ma perché proprio io? Che sono sempre stata una ribelle, l'imbarazzo di Nazareth. Non ha finito di pensarlo, arriva l'angelo, un antipatico. È un ragazzino della sua età, però è un aristocratico e odia avere a che fare con questa contadina, la tiene proprio a distanza e le dice guarda, non ti preoccupare, tu non devi pensare, non è richiesto, tanto tutto appartiene a Dio. Come tutto, dice lei, va bene il futuro, ma anche il passato, tutto. Lui dice ricordati, lui legge il pensiero. Ricordati che ogni gesto è stato contato. E lì lei comincia a stare molto male, dice come? Va bene, la mia vita te la do adesso e accetto questo grande destino, ma prima, ma come tutto determinato da Dio, tutto. E lui dice anche la tua piccola ribellione era stata segnata ai nostri fini. E le dice sei robusta e coraggiosa, questo ci basta. Gli dice sei il vaso ideale per il Dio bambino, come? E lei comincia a capire di essere uno strumento e dice va bene, Dio è il suo grande disegno, ma anche io avevo il mio piccolo di andare ad Alessandria, ma allora se esiste il libero arbitrio, un piccolissimo disegno umano e uno divino devono valere alla stessa maniera, è possibile che io debba proprio accettare questa cosa? E comincia in cuor suo a ribellarsi, comincia a volere una spiegazione da Dio, a chiamarlo, Dio non risponde, come il vero potere, tace. E allora lei comincia ad arrovellarsi, a pensare a come può costringere Dio a risponderle. E allora fa dei gesti di provocazione, si fa picchiare, ruba in un mercato per farsi picchiare perché Dio intervenga, come? La madre del verbo, come? Ma Dio sta sempre zitto, in compenso arriva sempre l'angelo. Allora lei elabora un pensiero segreto per fregare l'angelo, che non le possa leggere nella mente. Finché, esasperata, raccontiamo tutti, tanto nessuno comprerà, sì, il libro. E allora... disperata, molto ingenuamente va su una collina e dice magari lì Dio mi sente meglio, si fa un imbuto di foglie e fa una forte provocazione, se volete ve la leggo questa. Sì, questa leggila proprio. Cosa lei dice a Dio? È un po' pasticciato quel libro. Sì. Almeno leggo, se non praticare non ci mando l'altro. E ha una paura matta, perché voglio dire... sta davanti a Dio, cioè sta davanti a questo cielo brulicante di stelle, è molto spaventata e sotto sotto spera, poi lo vedremo. Signore, Dio degli eserciti, scusate però mi devo alzare perché se non mi viene la voce. Signore, Dio degli eserciti, soffermati a ragionare con una ragazza di Galilea dalla parlata stretta. Da tempo ti chiedo una risposta, ma tu, distratto dai tuoi uffici, non mi hai dato ascolto. Si tratta di una cosa molto importante. Tu dirai, e qual è questa cosa? La mia vita. La tua vita, dici, aggrottando le sopracciglia di lupo, la tua vita, e i tuoi denti scintillano. Cosa conta, stupida, la tua vita? La mia vita per me è tutto. Anzi, non è più niente, senza l'esercizio dell'intelletto di cui mi vai privando. Allora chi pregavo io da bambina? Non mi udivi quando, sopraffatta dalla dolcezza, guardavo il cielo e dicevo, Dio, fa che io viva, Dio. Fa che io sappia. Tra gli angeli sapienti, tu hai forse riso di me allora e ridi di me adesso, ma io non rido e spero che la mia serietà di fanciulla ti induca a rinsavire, vecchio scomposto. Tu credi che Dio solo conti. Maria invece crede
che ogni vita umana sia divina più di qualsiasi chiave. Maria crede che divina è la somma dei giorni operosi dopo i giorni e l'umile scoperta. Tutta la milizia celeste è lì, pronta, cioè gli angeli. La voce mi si gela, angeli soriani soffiano dall'alto, tutti i capelli dritti a Maria, e sbatte i denti e spera di non morire di paura prima di aver finito. Ci tiene molto a dire tutto quello che ha dentro e parla al Dio invisibile come se lo vedesse. Ho da dirti più di una cosa, Iave. Tu hai fermato la mia vita e io vengo a chiedertela indietro. Rivoglio la mia incertezza, rivoglio il mio faticoso cammino di ragazza. Ho nostalgia del mestruo, del suo rigoglio. Il bimbo mi pesa nel ventre come un sasso e non è tutto. Questo è molto interessante. Come si pone lei rispetto al peccato originale? Voi sapete che ci hanno cacciato dal paradiso e ci hanno dato la morte, la vecchiaia, le malattie e il dolore? Perché Eva ha fatto una cosa molto grave, ha disobbedito a Dio, ovvero ha preso la mela, ovvero ha preso, voleva il sapere, voleva sapere, lei voleva la conoscenza. Quindi il peccato di Eva è la conoscenza, e Adamo ci fa una figuraccia subito, perché Adamo non ha manco la dignità di peccare in prima persona, lui ha dato retta a sua moglie. Quando arriva Dio che li scopre, lui subito è stata lei, ma come? Almeno un po' di dignità, e ne esce malissimo dal paradiso terrestre, subito. Scusate, questa non è la cosa. E allora ecco come si pone lei appunto rispetto al peccato originale. Tu vuoi, perché il Redentore viene mandato appunto per emendare l'umanità dal peccato commesso da Eva. Tu vuoi, per mezzo mio, perdonare il peccato dell'origine, ovvero confermarlo, perché se ti perdono vuol dire che tu hai peccato. A me serenamente pare che quando Eva rifiutò la tua protezione che impediva il sapere, fu saggia. E tu vuoi che io tradisca la sua lezione. Io, Dio, come forse hai capito, non considero la conoscenza un peccato, ma un dovere dell'uomo. E se davvero sei pentito per averci scacciati, perché non distribuisci piuttosto la sapienza? Mi parrebbe soluzione più ingegnosa dell'altra che ci umilia. Se le mie colpa, va senza dirlo, Ia. Un redentore è superfluo. Ecco, Dio, ti ho esposto i miei argomenti, aspetto i tuoi, ma Dio non risponde. Grilli fratelli, uccelli amici, un istante tacete, voglio sentire se almeno un bisbiglio nell'universo, un respiro di Dio alle mie parole. Nella notte sospesa sta Israele in un silenzio quale mai dall'inizio del mondo, ma le stelle battono a martello senza rumore. Le stelle battono come campane e il loro muto rumore dice: Dio non parlerà, Dio è silenzio. Dio, tua figlia Maria sta male. Dio, aiuto. A te nulla è impossibile. Come mi hai dato questo Dio, riprendilo e lasciami per la mia strada. Io non lo voglio. In verità lei non spera affatto di essere esaudita. Lei spera che Dio si arrabbia al punto da fulminarla e in questo modo lei romperebbe il suo disegno, perché a questo punto la sua scommessa è soltanto rompere il disegno di Dio, affermare la sua libertà. Io non vi anticipo la conclusione del libro. Sì, dai, diciamoglielo, glielo voglio dire. No, sono convinta che lo comprerete e i libri sono lì in vendita dietro. No, quello che voglio sottolineare è questo. È un libro che, come voi sentite, parrebbe sovversivo, più irriverente di così, eppure Barbara non ha mai avuto una censura, neanche da parte del Vaticano. Anzi, Sergio Quinzio, che è un grande commentatore della Bibbia, ha scritto un articolo elogiativo su questo libro. E Radio Vaticana, sì, e Radio Vaticana, non vi dico la fine è terribile, è una cosa per cui avrebbe dovuto essere scomunicata subito, il giorno dopo. E invece Radio Vaticana, poco tempo dopo l'uscita del libro, ha fatto soltanto una cosa: ha messo in onda una trasmissione radiofonica con un'intervista a Maria, nella quale intervista le domande fatte a Maria, rispondeva un'attrice, erano di questo tipo: tu Maria, sei contenta di quello che ti è capitato? E lei lanciava per la prima volta protagonista della sua gravidanza, quindi per la prima volta protagonista anche per la religione cristiana della sua gravidanza, diceva di quanto fosse stata felice di questa scelta, di quanto fosse